Ed ora in diretta da Taranto l'incontro amichevole di calcio Italia-Ungheria per il cronista Bruno Pizzul e il regista Enzo De Pasquale. Signori all'ascolto, buongiorno. Siete collegati in diretta con lo stadio Iacovone di Taranto, dove sta per avere inizio l'incontro amichevole internazionale di calcio tra le squadre nazionali maggiori di Italia ed Ungheria. Altra tappa della squadra di Vicini nella marcia di avvicinamento a Italia 90. Appuntamento sportivo che capita a pochi giorni di distanza dalla partita di Verona, dove abbiamo pareggiato, come ricorderete, per 1-1 con l'Uruguay, e dobbiamo immediatamente sottolineare come il clima qui sia di straordinaria festa. Taranto Sportiva ha abbracciato con grande affetto gli azzurri, vedete le tribune del rinnovato stadio Iacovone ricolme di folla. È una bella giornata di sole, quantunque ci sia un vento abbastanza dispettoso. Tutto lascia supporre dunque che sia un banco di prova più agevole per la nostra squadra, anche in considerazione del fatto che l'Ungheria si presenta sulla carta meno agguerrita rispetto agli uruguayani. Formazione italiana con parecchie varianti rispetto a Verona: giocano Zenga, Ferrara e Maldini, Baresi, Ferri e Berti, Donadoni, De Napoli, Vialli, Giannini e Carnevale. Vedete i nostri azzurri inquadrati mentre il pubblico scandisce con grandi applausi i nomi annunciati dall'altoparlante. Questi sono gli ungheresi. Allenatore Bixey, giocano in porta Peter Dissel, poi Kosma, Keller, Laszlo, Dissel, Balok, Bognar, Finca, Kovac, Fodor, La Stella, Detari. E con il numero 11 il giocatore del Lecce vince. Terna arbitrale svizzera, fischietto centrale il signor Rottilsberger, che vedete inquadrato dalle telecamere guidate dal regista Enzo De Pasquale. Coreografia straordinaria, inni nazionali eseguiti dalla banda della Marina Militare. L'inno nazionale d'Ungheria, quello italiano. Accanto a me Sandro Mazzola, l'ambiente Sandro indubbiamente c'è, speriamo che oggi ci sia anche la squadra. Sì, penso che il calore di questo pubblico
possa incitare gli azzurri a trovare la concentrazione. Credo che oggi non ci siano scuse, perché il calore c'è veramente. Per quanto riguarda l'Ungheria, nazione di straordinarie tradizioni calcistiche, ma ultimamente non ha espresso grandissimi talenti e soprattutto non è parsa capace di adeguarsi all'evoluzione tattica in corso. Sì, è rimasta sempre al 4-2-4 e soprattutto ad un gioco abbastanza lento. Non ha più avuto negli ultimi anni un trascinatore, poteva esserlo Detari, però mi pare che parzialmente abbia deluso. Per quanto riguarda la nostra formazione, rispetto a Verona ci sono molti uomini diversi: Ferrara, Maldini, Donadoni, De Napoli, Carnevale, che gioca fin dall'inizio. Naturalmente sono avvicendamenti dettati da svariati motivi, ma è chiaro che Vicini stava provando un po' tutti. Sì, mi sembra che sia la cosa più logica, il poter sapere qual è il potenziale che può avere a disposizione per il mondiale, quindi non è giusto secondo me criticare questi azzurri, perché bisogna lasciare il tempo di tirare le somme entro il mese di ottobre, di novembre, quando Vicini avrà scelto i giocatori che andranno al mondiale. Tra l'altro mi pare doveroso sottolineare in chiave extra tecnica come questo stadio Iacovone sia stato rimesso a posto in maniera veramente dignitosa e anche, a quanto si dice, con costi limitati. Sì, che non è male. È la dimostrazione che uno stadio adatto ad una città, adatto per lo sport, per il calcio, può anche non costare i 100 miliardi ma solo 14 come questo ed essere all'altezza della situazione. Pensi che in qualche maniera potrà esserci il disturbo del vento? Sì, io penso di sì, che la squadra che giocherà contro vento in questo inizio dovrebbe essere l'Ungheria, potrà risentirne perché è un vento abbastanza forte e fastidioso. Vialli e Carnevale assieme. Ma è una coppia che a mio parere è bene assortita, perché alla potenza di Vialli si può aggiungere l'estro e anche una buona potenza in progressione di Carnevale, quindi una squadra che può avere nel contropiede un'arma micidiale. Giusto mettere dentro anche Ferrara, che è una sicurezza ma che deve giocare al posto di Bergamo. Mi sembra di sì, Ferrara ormai è una sicurezza, ha giocato sia da stopper che da terzino, è un ottimo marcatore, è giusto che entri nel clima delle partite. Intanto la gara ha avuto inizio, in possesso di palla gli ungheresi, vanno con Berti in pressing gli azzurri e c'è subito l'inserimento di Berti, sul quale si porta Cosma, lo aggira, vedete che la rapidità dei nostri è nettamente superiore. Berti subentra Giannini, va in dribbling, circondato da avversari, perde il pallone, ma il disimpegno degli ungheresi è molto molto difficile. Ora c'è un tocco su Kovac che fa proseguire in profondità Cosma. Intanto Ferrara sta su Vince, numero 11, che gioca più arretrato, e il numero 8 Cosmo o il numero 9 giocano sulla mezza destra in avanti ed è costretto. Ottima azione intanto degli azzurri, palla offerta a Carnevale, che al momento di entrare in area di rigore è contratto con energia ma correttamente da Laszlo Dissel, che poi mette in fallo laterale. Rimessa di Donadoni, dal piede del quale era partito questa buona iniziativa, ecco Berti, Giannini, Baresi, s'allarga Ferrara, servito. Su di lui si porta Vince, il giocatore del Lecce, ecco Vialli, colpo di tacco, bello per Ferrara che entra in area di rigore, chiude ancora il difensore centrale Laszlo Dissel, elegante la nostra manovra. Sì, direi che probabilmente avremo più spinta su quella fascia, in quanto Ferrara, che non è solo marcatore ma sa anche spingere, trova più spazi, quelli che invece non possiamo forse trovare nella zona sinistra, in quanto Berti è costretto a ripiegare sul numero 9 avversario. Vedete inquadrato intanto Gianluca Vialli, sembrava che non dovesse giocare quest'oggi anche perché era stato colpito a Verona, ricorderete che aveva lasciato il campo e al suo posto è entrato Carnevale. Vialli invece, scherzando, ha detto: questa maglia è mia e non la voglio mollare, quindi è sceso regolarmente in campo. Intanto il gioco è fermo e c'è un calcio di punizione per gli azzurri per il fallo subito da Donadoni ad opera di Vince. Parte il cross di Donadoni, c'è il colpo di testa di Vialli e il gol per gli azzurri, gol di Gianluca Vialli, si sblocca praticamente subito la situazione. Non impeccabile il piazzamento della difesa ungherese. No, soprattutto la difesa ungherese si aspettava la palla alta per Ferri, per Carnevale, per lo stesso Berti, invece il cross è stato corto. Vialli forse si è anche un po' aiutato nello spingere l'avversario, ma è andato incontro molto bene la palla e ha anticipato tutti. Rivediamo ancora, vedete il cross calibrato da Donadoni, l'astuto Vialli che vedete si fa largo in qualche maniera e poi
calibra il colpo di testa nel paletto più lontano per l'1-0 a nostro favore al decimo minuto del primo tempo per l'entusiasmo dei tifosi tarantini.